stand Lamborghini, ne approfitto per fare una chiacchierata con Maurizio Reggiani, direttore tecnico della Lamborghini, giusto? Ogni volta mi sbaglio. Corretto, corretto. Ciao Maurizio, in realtà sei papà di tutte le macchine che vediamo su questo stand, hai delle figliole bellissime. Fortunatamente. Che fanno casino e che ci fanno divertire. Fanno rumore, danno emozione e fanno divertire chi le guida sicuramente e chi le vede. È vero, sono bellissime, soprattutto in questo salone presentate la Huracan Evo, quindi evolviamo il concetto della Huracan che abbiamo visto sino ad oggi. Con più guidabilità abbiamo anche le ruote posteriori sterzanti, che è una novità per questa Corretto, macchina. Ruota posteriore sterzante e anche Tor Vectoring sulle quattro ruote, quindi sicuramente un controllo della trazione e della dinamica del veicolo eccezionale. Quanto è migliorata rispetto al passato? Cioè, se io la prendo me ne accorgo della differenza alla guida, ovviamente. Rimani impressionato perché è una vettura che a livello di handling è capace di fare prestazioni che sono a livello della performante. Okay. Quindi abbiamo alzato, quindi siamo un bel po' avanti. Abbiamo alzato tantissimo la barra, ma la macchina è talmente tanto più facile da guidare, dove ognuno si sente veramente un eroe quando si pone al volante. Chiarissimo. Poi con quel sound lì dietro del V10, ragazzi, c'è veramente da godere. Stessa cosa avete fatto ovviamente sia la coupé che la Roadster, anzi si chiama Spider in questo caso. La Roadster invece è SVJ, capolavoro assoluto, già era un capolavoro la coupé. Con la Roadster andiamo oltre. Per me è un po' l'essenza del design, della arroganza, della sportività e della prestazione. È una macchina che veramente ha tutto, ha l'aerodinamica attiva, rear wheel steering, 770 cavalli, prestazioni eccezionali, e però è una macchina anche da lifestyle, perché quando la vedi aperta apprezzi veramente l'aria nei capelli, apprezzi la gente che ti guarda, apprezzi di essere su una macchina di quel tipo. È vero, guarda, devo dirti che comunque l'SVJ in particolare, perché col 12 cilindri non esce dal perimetro di Sant'Agata, insomma una macchina molto particolare, ogni tanto mi riguardo il giro di pista all'Estoril perché sentire quel rumore lì è pazzesca, è veramente una macchina incredibile da un punto di vista proprio emozionale. Un'altra macchina che comunque va fortissimo qui sullo stand è la Urus, è un po' meno emozionante delle altre, diciamo, cioè perché col motore vuoto turbo chiaramente è un sound diverso, però si rivolge anche a una clientela diversa. Sicuramente è una macchina che deve essere molto più camaleontica, certo. Deve essere anche la macchina con cui puoi arrivare a casa la sera in un condominio, non puoi svegliare tutti, poi se vuoi lo fai, perché se metti in corsa lo fai, però è una macchina che veramente è talmente camaleontica che affascina un range di clienti che vanno dal super pistaiolo a chi vuole avere una macchina per la famiglia, per andare a lavorare, per passare come persona sobria e non troppo esagerata. Certo, ci farete anche un trofeo con questa macchina tra un po'? Ci stiamo pensando pesantemente, e abbiamo i nostri ragazzi della squadra corse che stanno lavorando veramente a testa bassa per farlo. Una cosa che ho visto in molti stand, che in realtà insomma fa apparire la macchina un po' più filtrata eccetera eccetera, però sembra che nessuno ne possa più fare a meno, è una parte, diciamo così, elettrica all'interno delle vetture. Immagino che probabilmente anche voi in futuro, ne avevamo già parlato anche in passato, magari dovrete ibridificare un pochino i vostri motori aspirati per aiutarli un po' magari nei cicli di omologa, però c'era una cosa che mi era piaciuta molto della Terzo Millennio, ovvero che la pelle era sostanzialmente un power bank. Sì. Quella tecnologia la state portando avanti, la state sviluppando, è una tecnologia che potremo vedere, che soprattutto potrà essere compatibile con macchine come le vostre. Diciamo che la Terzo Millennio rappresenta la nostra visione di quando avverrà, nessuno sa dire quando, la super sportiva sì, totalmente elettrica, EV. Per fare questo avremo bisogno di avere macchine leggere, di macchine con packaging compatto, altrimenti saranno dei vagoni, e la nostra idea è stata quella proprio di approcciare l'MIT a Boston, lanciare due progetti strategici, quindi veramente di ricerca pura, uno sullo storage dell'energia, quello a cui facevi riferimento tu, dove possiamo usare tutta la parte in carbonio strutturale come batteria su cui fare lo storage, e super capacitor ad altissime prestazioni, che sono quelli che poi servono per fare le prestazioni di una super sportiva. Chiaro, speriamo di vederla presto, intanto tieni buoni i motori aspirati, che a noi vanno bene quelli. Sarà mia cura. Esatto, immagino, grandissimi Lamborghini, come sempre grazie a Maurizio Reggiani, grazie anche a Stefano Domenicali che è passato prima, gli abbiamo fatto grandi complimenti perché insomma sostengono sempre l'automobile quella vera, e niente, ci vediamo prossimamente. Prossimo evento, grazie, grazie. Ciao. Ciao a tutti.